Saremo una squadra di diavoli, i nostri colori saranno il rosso come il fuoco ed il nero come la paura che incuteremo agli avversari. Firmato Herbert Kilpin. Tribù rossonera, tribù di gente vera. Buon giovedì 16 di dicembre a tutti e a tutti e bentornata e bentornato qui sul canale del Marietto Milanista. Oggi è il compleanno del nostro Milan, 122 anni di gloria e anche è il compleanno della tribù rossonera. Sono 2 anni, vi ricordate quando tutto cominciò 2 anni fa con il Marietto Milanista? I primi mesi non arrivavo neanche a 300, 400, 500 iscritti, per quasi 6 mesi è stato così, poi c'è stata la grande crescita che in questi 2 anni ci ha fatto diventare una delle più belle tribù, delle più belle community rossonere che ci sono in questo momento in Italia. È davvero un orgoglio da parte mia poter festeggiare nel giorno del compleanno del Milan. È stato scelto apposta questo giorno per far nascere questa tribù di veri cuori rossoneri, di veri diavoli rossoneri. Ed oggi vi aspetto, tra l'altro, alle 18.30, 18.45, quindi se sei iscritto al canale ti entrerà chiaramente con la campanella attiva il messaggio, l'avviso, per poter partecipare. Vi voglio tutti presenti per poter festeggiare insieme questo nostro compleanno della tribù e di noi milanisti. Quindi mi raccomando, questa puntata qui dalla stazione di Barcellona, Barcellona Sanz, proprio non è un caso, dove c'è il treno, dove si muovono le cose, dove si muove la gente, dove si viaggia. Ho voluto dedicare questo video che è dedicato a noi milanisti, di questi 122 anni veramente della squadra più titolata nel mondo, la seconda squadra più titolata in Europa dopo il Real Madrid. Siamo la squadra italiana più conosciuta al mondo per l'infinita e stupenda storia che abbiamo e dobbiamo essere orgogliosi di tifare questi nostri colori, questo nostro Milan. Ricordiamoci come ho iniziato, appunto, che noi saremo una squadra di diavoli, diceva, il rosso come il fuoco, il nero come la paura che incuteremo gli avversari. Il nostro primo allenatore, capitano del Milan, nonché cofondatore del Milan Football and Cricket Club, che nacque il 16 di dicembre del 1899, parlo del nostro Herbert Kilpin, e grazie a un gruppo di inglesi ed italiani. Il primo presidente fu Alfred Edwards ed il primo campo, il Trotter di Piazza Doria a Milano, la sede, la fiaschetteria toscana di via Brescia in centro a Milano. Il primo titolo è stato vinto nel 1901 dopo che si ruppe una egemonia da parte del Genoa, e nel 1908, a causa di dissidi interni per tesserare dei giocatori stranieri, ci fu una parte della dirigenza che si scisse dal nostro magico Milan per creare il 9 marzo, poi dopo, il Football Club Internazionale, da tutti riconosciuto come l'Inter di Milano in questo momento, o meglio dire l'Interland milanese, l'altra squadra della provincia di Milano, perché a Milano di colori ce ne sono due e sono il rosso-nero, che è la squadra di Milano. E dunque il primo derby si giocò nel gennaio, il 10 gennaio del 1909, e il Milan si impose per 3-2. Nel 26 si costruì lo stadio di San Siro grazie all'allora presidente Pirelli, che rimase in proprietà del Milan fino al 1935, quando poi venne ceduto al Comune di Milano. Quindi per me e per quello che io dico sempre, per noi San Siro è il nostro stadio, e che se ne vadano loro a crearsene un altro e noi rimaniamo nel nostro tempio. E il primo gol che proprio varcò a San Siro un giocatore del Milan fu di Giuseppe Sant'Agostino, protagonista tra l'altro nel primo dopoguerra con 106 reti in 235 partite e ottavo marcatore della storia del Milan. Per 6 anni, dal 39 al 45, si cambiò anche la denominazione del club per ordine fascista, cambiando il nome a Milano. Poi dal 1945 tornò ad essere l'Associazione Calcio Milan, che noi tutti conosciamo ed amiamo. Negli anni 50 cambia la storia dopo un trentennio quasi d'anonimato con l'arrivo del trio svedese, il Grenoli, Green, Nordahl e Lidholm, che tra l'altro il pompiere Nordahl è ancora tuttora il bomber più prolifico della storia rossonera. Arriveranno poi i grandi anni 60, targati da Nereo Rocco, con Gianni Rivera, il Golden Boy, colui che ha vinto il primo
pallone d'oro italiano, il primo giocatore italiano che ha vinto un pallone d'oro nel 69, arrivò alla prima Coppa Campioni in Italia di una squadra italiana, la prima Coppa Intercontinentale, la prima Coppa delle Coppe, cioè noi siamo il Milan davvero, per quello che è impossibile non amare questi colori, è impossibile non continuare a sostenere questa grande squadra, questa grande club, questa storia infinita che abbiamo a livello mondiale, non solo italiano. Nel 78-79 arrivò l'anno della stella, così come sta arrivando adesso un'ambulanza da lontano. E poi ci furono due anni anche brutti perché abbiamo vissuto nel 1980-81 e nell'81 e nell'82-83 due anni di Serie B, c'è stato il rischio fallimento con Farina e da lì ci prese in mano Berlusconi che ci salvò e ci portò sul tetto del mondo dove per 25 anni abbiamo regnato ovunque. E nonostante siano passati adesso 8 anni di completo anonimato, noi siamo sempre qui a festeggiare i 122 anni del nostro caro e vecchio Milan. Noi che abbiamo il cuore ormai a strisce rossonere dalla nascita, io che da sempre vi ho detto sono milanista, da quando il Milan era in Serie B, quando io cominciai a diventare milanista nell'82-83 quando il Milan era in Serie B, attorno a me erano tutti interisti, tutti juventini e io ho detto no, io amo questi colori e sempre li ho sostenuti e sempre li sosterrò, perché il Milan è una fede, il Milan è passione, il Milan è la cosa più bella che esiste nel calcio e anche se le cose non vanno come noi vogliamo in questo momento, non smetterò mai di sostenere questi colori, perché il Milan ce l'ho nel cuore come tutti voi e oggi è il nostro compleanno, il compleanno di noi veri milanisti, di noi coloro che noi amiamo con tutto il nostro cuore, come sempre dico ovunque e comunque, vedete anche da Barcellona, nonostante 15 anni che io vivo nella capitale catalana, il Milan non l'ho mai smesso di amare e mai smesso di seguire e addirittura due anni fa ho creato proprio un canale per creare questa grande community rossonera di cui tutti voi siete i responsabili di questa grandezza, quindi io dico grazie a voi, grazie di cuore davvero per i 9.335 iscritti che in questo momento ci sono al canale, puntiamo dritti ai 10.000, vediamo se ci riusciamo prima della fine dell'anno, condividete questo video in ogni parte voi pensiate le persone possano unirsi a questa community e noi ci vediamo oggi pomeriggio intorno alle 6:30, 7:15 per festeggiare insieme il nostro compleanno, il compleanno della tribù e di noi veri tifosi del Milan. Detto questo, io vi auguro una felice giornata, noi ci vediamo più tardi, un bacio alle mie amiche come sempre, un forte abbraccio a tutti i miei amici, un bel a tutta la tribù, a Ug e sempre Forza Milan, ovunque e comunque e oggi tanti auguri a noi, tanti auguri a noi, tanti auguri milanisti, tanti auguri a noi, ci vediamo dopo per festeggiare tutti insieme in live, ciao!